quanti personaggi abbiamo visto da quando è iniziata questa grande balla. Abbiamo visto veramente personaggi assurdi, sia da una parte che dall'altra. Dalla parte loro, il più assurdo, il più strambo, è stato Figliuolo. Figliuolo, una persona veramente assurda, sia nel modo di presentarsi, nel modo di parlare e in tante altre cose. Naturalmente abbiamo visto anche personaggi carismatici, carismatici in senso negativo, da quella parte lì. E abbiamo visto personaggi carismatici anche dalla parte nostra. Proprio questa mattina mi chiedevo che fine avessero fatto i vari personaggi, diciamo così, più in luce della nostra sponda, diciamo così. Abbiamo visto persone rivelatisi poi assolutamente inaffidabili, come era immaginabile, ad esempio un portuale che ha giurato e spergiurato di non entrare mai in politica e invece puntuale si è messo con qualcuno, che addirittura lui firmava con il sangue. Vi firmo con il sangue che io alle elezioni non andrò mai. Questo personaggio che non mi è mai piaciuto fin dall'inizio, perché non ho mai creduto a quella rivolta dei portuali, come non ho mai creduto alla rivolta dei camionisti. Ricordate quando loro dovevano essere la salvezza dell'Italia quando è stato inserito il Sacro Pass? E invece è stato un fuoco di paglia. Abbiamo avuto altri personaggi che sembravano qualcosa, ma non lo erano, dei toscani, abbiamo avuto dei napoletani che addirittura hanno fatto un voltafaccia totale andando all'altra parte. Abbiamo avuto veramente belle donne, affascinanti, come la Schillirò, e io di questa persona dico il nome perché secondo me è una donna molto intelligente, molto bella e molto affascinante. So che adesso si è anche candidata. Tra questi personaggi ce n'è stato uno che naturalmente ha rappresentato nel bene e nel male tanto, tantissimo. E questa era Rosanna, era stata Rosanna Spatari. Rosanna Spatari della torteria di Chivasso. La torteria di Chivasso io l'ho sempre vista come un simbolo, come una persona a cui veramente io ho sempre portato molto rispetto, ho sempre avuto molta ammirazione, anche se sono sempre del parere che anche quando si combattono le ingiustizie non bisogna mai scadere sia nella volgarità sia nella
in azioni troppo eclatanti. Ma non parlo di quello che ha fatto Rosanna Spatari, che ritengo sia stato una cosa di cui io mi levo il cappello, di cui io porto molto rispetto. Parlo del fatto del suo modo di esprimersi, molto spesso un po' bassino come espressione, come termini culturali. O ad esempio quando si è messa a urinare fuori dalla torteria con televisioni, con radio, con forze dell'ordine. Naturalmente io capisco che abbia avuto magari una necessità fisiologica, capisco il momento di rabbia, capisco la paura, capisco l'ansia, capisco lo stress, però capisco anche che molto spesso non bisogna lasciarsi prendere dalle emozioni più ataviche dell'essere umano. E allora oggi mi sono chiesto: ma la torteria di Chivasso che fine ha fatto? E ho trovato questo articolo della Stampa: chiusa per sempre la torteria di Chivasso. È arrivato lo sfratto dei proprietari dell'immobile, sono stati portati via anche gli arredi. La torteria è arrivata al capolinea. Sotto sfratto dalla proprietà, da oggi il locale è vuoto. Sulla vetrina d'ingresso si legge l'avviso dello sfratto eseguito dagli ufficiali giudiziari del Tribunale di Ivrea e che porta la data di lunedì 1 agosto. In realtà lo sfratto, per morosità per un debito accumulato di quasi 10.000 euro che risale al 26 aprile 21, poi annullato causa sacro raffreddore, è diventato esecutivo nel giugno scorso, prorogato fino al 1 agosto per poter svuotare i locali. Nei giorni scorsi sono stati portati via gli arredi, macchinari, tavoli. Ora, dopo oltre 10 anni di attività a Chivasso, il locale di Via Orti, situato a pochi metri dal centro storico, è vuoto. La torteria, ma soprattutto la proprietaria, Rosanna Spatari, erano saliti alla ribalta delle cronache nella primavera 2021 in piena sacro raffreddore per le proteste in piazza, le manifestazioni contro i DPCM, le chiusure, i sacri feticci, le restrizioni antisacro raffreddore e contro i sacri rimedi. Per le tavole rotonde, per gli aperitivi disobbedienti che avevano radunato lì davanti alle vetrine centinaia di persone, uomini e donne contrari alle restrizioni di un ex Stato democratico e provenienti anche da altre regioni. Recentemente, da qui le proteste dei cittadini sui social fino all'intervento di chiusura del maggio 21 disposto dal Tribunale di Ivrea su richiesta dell'allora procuratore capo Giuseppe Ferrando, ricordiamo i nomi. Naturalmente poi sappiamo che l'avvocato Fusillo fece togliere questo intervento di chiusura. Poi recentemente sono arrivate due sentenze di tribunale che hanno dato ragione a Rosanna Spatari. La prima, della Corte di Cassazione del novembre scorso, evidenziava che il fatto non costituisce reato. Contestato per inosservanza dei provvedimenti delle autorità, in riferimento al provvedimento di chiusura e sequestro preventivo da parte del Tribunale del Riesame di Torino. Secondo la Suprema Corte, la condotta contestata alla Spatari rientrava nelle violazioni delle misure di contenimento del sacro raffreddore, le quali con il primo decreto del 23 febbraio 20 comportavano una violazione del codice penale, con quello successivo del 25 marzo erano state depenalizzate. La seconda sentenza che le ha dato ragione è quella del giudice di pace di Ivrea, che ha accolto il ricorso presentato dalla Chivassese contro l'ordinanza di chiusura del locale imposto dal prefetto di Torino il 19 aprile 21, che aveva imposto la prima chiusura del locale per 5 giorni, dopodiché il 31 ottobre 2020 un controllo della Guardia di Finanza aveva sorpreso una decina di clienti nel locale dopo le ore 18, che in quel momento era l'orario consentito per il coprifuoco. Ora però siamo ai titoli di coda. Vediamo un altro articolo della Repubblica, dice: il provvedimento arriva dopo una serie di atti giudiziari
il locale simbolo della lotta a quella che non era più, quella che non è più una repubblica, ha chiuso i battenti, questa volta per sfratto. Ieri sulla vetrina del locale è comparso l'avviso dell'ufficiale giudiziario, ma è da giorni che la proprietaria del locale di Via Orti sta svuotando la sala e la cucina. Si chiude oggi un capitolo dei libri di storia. Apriamo le braccia a nuovi orizzonti, scrive su Google Rosanna Spatari, rispondendo al messaggio di un cliente che si rammaricava per la chiusura del locale, che per quasi 2 anni è stato il centro delle battaglie contro le restrizioni. Con i suoi aperitivi resistenti e la presenza costante del titolare alle manifestazioni contro il sacro raffreddore, la sua esposizione alla causa contro le restrizioni aveva fatto correre la voce a Chivasso che Spatari fosse pronta a candidarsi alle prossime elezioni politiche, ma lei per il momento, con chi la conosce, smentisce. Il provvedimento di sfratto arriva dopo una serie di atti giudiziari che avevano già tenuto chiusa la torteria per mesi, provvedimenti che Spatari ha sempre impugnato, a differenza dello sfratto cui ha deciso di non opporsi. La storia della torteria era iniziata nell'inverno 21, quando il locale era diventato il ritrovo di chi si opponeva alle assurde misure che noi sappiamo. Erano arrivate multe, provvedimenti di chiusura da parte del prefetto per non aver ottemperato alle restrizioni, misure mai rispettate dalla torteria, che dopo essere stata chiusa in ricorso aveva vinto la causa e riaperto la sua torteria. Naturalmente, per chi pensava che la torteria fosse stata chiusa per ragioni di quello che sappiamo noi, ebbene, la torteria di Chivasso ha chiuso semplicemente perché la proprietaria era morosa di un anno di pagamento di affitti. Che dire di questa vicenda? Questa vicenda è stata dura, importantissima, molto, molto particolare. È realmente stato un simbolo importantissimo. Chissà se non l'abbia fatta apposta per cancellare proprio questo triste periodo che tutti noi abbiamo vissuto. Io nella mia persona non lo avrei mai fatto, perché quel locale doveva rimanere non solo scritto nei libri di storia, ma scritto come testimonianza di un periodo terribile che la nostra nazione, la nostra ex nazione democratica, ha passato. E veramente non riesco a capire, per un anno di affitti, perché abbia ceduto, anche perché comunque sia, è saltata le cronache, comunque sia, ha preso qualche intervento, qualche, immagino anche qualche guadagno con gli interventi, anche con il suo stesso lavoro. Quindi veramente mi duole perché è stato un personaggio che in quei tristi giorni ci ha dato un raggio di speranza. Ci vediamo domani. Ciao a tutti.